Sono Alessandro Vecchi, ho 49 anni, vengo da Firenze, gioco a poker dal 2012. La mia specialità sono gli MTT. L'avversario da battere è Adrian. Mio nome è Lovin Sorin Adrian, vengo dalla Romania, ho 32 anni. Gioco poker da bambino, da piccolo. La mia specialità è torneo multitavolo e l'avversario da battere sarà Alessandro Vecchi. Aldo Valletta, vengo da Torino, faccio parte del gruppo Assojack di Torino, gioco a poker dal 2012, la mia specialità è l'MTT e il mio avversario da battere è tutti. Mio nome è Giulio Conti, età 35 anni, vengo dalla Sardegna, gioco a poker dal 2010, la mia specialità sono gli MTT, il mio avversario da battere è chiunque sia al tavolo da gioco. Mi chiamo Giovanni Maresca, ho 31 anni, vengo da Bologna, gioco a poker dal 2006 circa e la mia specialità sono i tornei multitavolo e l'avversario da battere per quanto riguarda questo torneo, per me sarà Alessandro Minasi. Sono Alessandro Minasi, ho 42 anni e vengo da Torino. Gioco a poker dal 2009, prettamente live negli MTT. Oggi gli avversari da battere sono 7, una alla volta usciranno tutti. Dragan Zaric, 37 anni, vengo da Lubiana. Gioco a poker da 6 anni, mia specialità è MTT aggressivo, mio avversario di battery Adrian Sorin. Caridi Giuseppe, 44 anni, vengo da Reggio Calabria, gioco a poker da 10 anni, specialità cash game, l'uomo da battere sono io. Oggi ovviamente vinco io. Astăzi o să câștig eu. Oggi li distruggo tutti. Oggi streccauso a tutti. Spero tanto di riuscire a vincere io. Oggi vinco io. Ci sta. Danas bomes magau. Il tavolo lo spacco a metà. Amici sportivi appassionati di grande poker, bentrovati dalla Poker Room del Casinò Perla da Cosimo Barberis e Gian Giamarelli. Allora Cosimo, ci ritroviamo qui, seconda edizione di ISO Poll Stars e seconda serie di campioni al tavolo. Partiamo subito a conoscerli. Allora, seat 1 Ale Minasi, seat 2 Giulio Conti, seat 3 Giuseppe Caridi, seat 4 Adrian Lovin Sorin, seat 5 Dragan Zaric, seat 6 Geo Maresca, seat 7 Aldo Valletta e seat 8 Alessandro Vecchi. E andiamo subito al tavolo dove c'è Giuseppe Cucciolo Caridi, che si trova con Jack Jack. Sì, primi spot interessanti, siamo bui 100-200, Caridi da OTG, Jack Jack decide solo di limpare, Sorin in una posizione dopo, OTG più 1, donna 7, overlimp anche lui, passa Valletta, parola che arriva a Vecchi, assoni. Attenzione, per lui da bottone. American Airlines per Alessandro Vecchi, il vincitore della scorsa edizione di ISOP Season 2016-2017, nel mese di novembre 2016. Sì, decide di aprire gli assi, raise 900 dal bottone, Conti grande buio, coppia di 9. Vediamo cosa farà, se sceglierà la via del call o se deciderà di tribettare. E si appoggia anche Conti, lo ricordiamo vincitore dell'evento ISOP Season nella scorsa stagione, nel mese di aprile. Sì, chiama Conti, chiama anche... No, attenzione, attenzione. Raise di Caridi, 5.000 che fa passare Sorin, qui ovviamente Vecchi non passerà. Vediamo cosa decide. Attenzione. E le mette tutte dentro. Forza, all in per Alessandro Vecchi. Push di Vecchi dal bottone, 18.000, Conti decide di passare e qui decisione molto difficile per Caridi, ci sta pensando. Ricordiamo Giuseppe Cucciolo Caridi, lo scorso mese, nel mese di novembre 2016,
è arrivato ad Aesop, si è seduto all'Omà e l'ha letteralmente distrutto, travolgendolo con tutta la sua potenza. Beh, qui si dimostra un ottimo giocatore, passa. Ottimo, ottimo davvero questo foul di Giuseppe Caridi. E Vecchi mostra al mondo i suoi assi. Altro giro, altra corsa, Geo Maresca con 3-5 off. 3-5 off, siamo sempre a bui 100-200 da TG, molto probabilmente il forte giocatore bolognese passerà. Ricordiamo l'avvocato Maresca. Avvocato Geo, nonché ottimo giocatore di poker. Da Torino con furore, Aldo Valletta, 7-8 off. 7-8 off, OTG più 1, giocatore del team Assogiac Torino, decide di limpare da OTG più 1, passa Vecchi, parola invece ad Ale Minasi. Ale Minasi, pocket pair, 2-2. Le paperelle decide di giocarle, quindi overlimpa Minasi. Folda, Giulio Conti. Ricordiamo Alessandro Minasi, vincitore della prima edizione Campionato Italiano Pro nel 2012, quando il buy-in era di ben 2200 euro. Esatto. Piccolo buio, Adrian Lovinsorin, quest'anno con l'Italian Poker Team ai campionati del mondo di Las Vegas, anche lui completa, cecca invece da grande buio Zaric con Jack Donna. Anche Zaric nell'Italian Poker Team quest'anno a Las Vegas. Esatto. 6K2, Rainbow. 6K2, parola Sorin che da piccolo buio ha floppato doppia coppia. Vediamo cosa decide di fare, esce in puntata 425. Chiama Zaric con Jack e Donna. Dove sta andando Zaric? Chiama Zaric, sì, un e call. Rilancia a 1525 Ale Minasi, sì, che ha settato le paperelle. Sì, passa Valletta, Minasi decide di rilanciare, molto probabilmente vediamo cosa fa Sorin, sicuramente passerà Zaric, Sorin qui deve decidere se fare call o andare ancora sopra. Questa mano decisamente importante, set di Minasi, doppia di Sorin, quindi ne vedremo delle belle. Adrian ci sta pensando. Si alza cucciolo Caridi. E decide di far solo call. Si appoggia a Lovinsorin. Dragan Zaric. L'imperatore. Attenzione, call anche di Zaric. Si appoggia anche lui. Non si sa dove voglia andare, ma si appoggia. Vediamo il turn. Sette di fiori che non sposta un granché. Di nuovo parola che torna ad Adrian Lovinsorin. Check Zaric grande buio, checkerà probabilmente anche lui e così fa check check, quindi parola che passa, che torna ad Ale Minasi. Ci pensa, sta decidendo cosa fare. Bet 3.005 subito instant all-in di Sorin per 34.550, scontato fold di Zaric, snappa Minasi, non poteva far altro, si va allo showdown. Parte decisamente avanti il torinese, 88% contro 12% di Sorin, quindi è un passo dal double up. Alessandro Minasi, andiamo a vedere il river. River card, 3 di cuori. 3 di cuori e raddoppia Ale Minasi. Ed eccoci qua nella poker room del Casinò Perla, Aesop All Stars, la seconda edizione. Al tavolo altri 8 campioni per un totale di vincite in carriera di quasi $1.400.000. Sì, siamo ancora alle battute iniziali, tutti gli 8 giocatori seduti al tavolo, andiamo a vedere rapidamente chip count. Alessandro Vecchi, chip leader in questo momento con 41.650. Chiude invece il count Giulio Conti con 12.325, nuova mano bui 200-400 ante 50. Aldo Valletta, UTG, asso 10, sicuramente decide di aprire. Raise per il torinese, vediamo quanto fa, 800. Un per due, sei d'accordo? Sì, standard, ormai è l'apertura
che fanno più o meno un po' tutti. Jack e 4 per Vecchi, che sta pensando, non si sa bene a cosa, ha deciso di foldare. Ecco, passa Vecchi da OTG più 1. Ale Minasi, Jack e 9. Ale Minasi ha passato, sì. Conti Jack e 6. Jack e 6 dai Jack. Mano che si può tranquillamente passare. Lui invece decide di giocare. Vediamo se tribetta, sì. Tribetta 2025. Attenzione, cutoff. Cucciolo Caridi, dame. Dame per lui. Vediamo, pensa. Vediamo cosa fa Caridi. Raise, raise 5125. Ah, quindi Conti non si era appoggiato, ma è andato 2025. Sì, aveva tribettato 4 bet di Caridi. Piccolo buio, passa Zaric, passa anche da grande buio Maresca. Geo Maresca decide di passare l'original raiser Valletta, quindi si rimane in heads up Conti Caridi. Conti qui potrebbe serenamente gettare via. Ci ha provato, gli è andata male. E invece no, decide di chiamare, attenzione. 2-3-4. Push diretto di Conti. Pescato con le mani nella marmellata, Caridi non può che snappare. E ci ha provato Giulio Conti. Adesso può solo sperare in un incastro di scala con 5 o 2-6 runner run. Sì, mezzo miracolo, appeso a un filo, l'isopol star di Conti. Solo 5 per lui. 5 per ribaltare le solite alla mano, vediamo cosa dice il river. Un 8 di quadri condanna alla ottava posizione Giulio Conti. Sì, primo player out di questa seconda edizione di Isopo Stars. Altro giro, altra corsa. Minasi in testa con 40.925, seguito da Caridi con 32.275. Chiudono Lovin Sorin e Geo Maresca con 10.750. Sì, sono rimasti in 7 dopo l'uscita di Giulio Conti, primo eliminato di questo Isopo Stars seconda edizione. Nuova mano 300-600, ante 75, apre Ale Minasi da OTG 1003, coppia di 10. Decide di flattare OTG più 1. Caridi con KJ a cuori. Zaric passa da cutoff il suo 8-2. Geo Maresca dal bottone. Carded fino a questo momento e decide di mettere tutto dentro. Ormai cortino. Olimpia 10.675 per Geo Maresca, l'avvocato Maresca. Manda i resti. E qui sicuramente si andrà allo showdown, vediamo se sarà uno showdown a 3 o a 2, Ale Minasi non credo che possa passare. Vecchi che se la ragiona, passa 5-4. Cosa pensi di questi suoi ragionamenti con carte marginali? L'ho già fatto un paio di volte. Bisogna capire se è un po' innamorato delle telecamere che lo riprendono qualche secondo in più. A se... Ti ricorda qualcuno. Esatto. Va bene, a volte sono strategie dei singoli giocatori. Ale Minasi ci pensa e quasi sicuramente sta pensando se isolarsi o fare solo call. Non credo possa passare la sua coppia di 10. C'è anche Caridi nella mano, vediamo se fa solo call o se invece le mette tutte. Solo call, mi pare di vedere solo call. Sì, esatto, solo call per Ale Minasi, quindi sicuramente si andrà allo showdown tra Manesca e Minasi. Cucciolo Caridi passa, rimangono in 2. 10-10, asso, donna. Classicissimo lancio di moneta. Geo Maresca ha bisogno di aiuto dal board, se no avremo il secondo eliminato di questo Isopo Star seconda edizione. Asso, donna, 10-10. Andiamo a vedere il board. È subito un 10 per Ale Minasi e attenzione, però, tre quadri che con l'asso di quadri, sì, di Geo Maresca. Flash draw nuts per Geo, 27%, ancora possibilità di raddoppiare, 7 di pick, scendono al 18 le possibilità di Geo,
fa rimanere ancora in corsa. Andiamo a vedere. Tre di quadri per Geo Maresca e double up ai danni di Alessandro Minasi, sì, che ha pure settato la sua pocket pair di 10. Altro giro, altra corsa. Adrian Lovinsorin inquadrato in questo momento. Sì, nuova mano, sempre il buio 300-600 ante 75. 7 giocatori al tavolo. Asso K per Aldo Cataldo Valletta da Torino con furore. Apre da cutoff la sua Anna Kournikova. Raise 1600. Vecchi bottone. Sicuramente ci penserà push. Push, push. Manda i resti Alessandro Vecchi, lo ricordiamo vincitore nel mese di mese di novembre 2016 di Aesop Season. Sì, io l'Indy Vecchi 27.175 snappa Aldo Valletta. Qui Vecchi non parte molto comodo, dominato dall'asso K di Aldo Valletta. E andiamo a vedere il flop. Flop che recita 9 cuori, 3 quadri, 2 picche, quindi non cambia la situazione. Ha bisogno di un 6. Alessandro Vecchi, 3 di fiori. 3 di fiori, solo un 6 per Alessandro Vecchi. Solo un 6, comunque possibilità invece di split. Se si accoppia il board. Se si accoppia il board. River. 7 di picche, niente da fare per Alessandro Vecchi che si accorcia, mentre Aldo Valletta fa un bel double up importante per lui. Aesop All Stars, abbiamo visto la regia e anche la postazione di commento live dove abbiamo riconosciuto il mister Alghisi. Chip leader in questo momento Aldo Valletta dopo la mano con Alessandro Vecchi. Esattamente, Vecchi che è invece diventato lo short stack del tavolo e qui lo vediamo proprio pushare ormai da corto, decide di mettere tutto dentro da TG più 1 Olimper 10.475 con coppia di 6. Per il momento tutti fall, Sorin da bottone, giustamente non può esimersi dal chiamare 10-10. Vediamo Zaric, piccolo buio, passa, grande buio Geo, fold anche per lui e si va allo showdown. Adrian Lovinsorin, 6-6 per Alessandro Vecchi. Due protagonisti del circuito quest'anno, Adrian è storico, mentre Vecchi è arrivato, ha vinto il suo torneo. E subito, ha portato a casa trofeo vittoria. 7K8. 5 di picche, si apre la strada della scala per Alessandro Vecchi. Sì, bilaterale per Vecchi, vediamo il river. Jack di cuori e niente da fare per Alessandro Vecchi, che è settimo classificato e quindi player out per lui. Sì, andiamo a vedere rapidamente il chip count. Sorin chip leader 54.009, chiude il count invece Giuseppe Caridi, più corto. Siamo rimasti in 6. Sullo sfondo vediamo Filippo Etna in questa tappa gradito di dicembre. Sì, gradito il ritorno per lui, sarà un attimino allontanato dalle tavole da gioco, ha deciso di tornare, non ci fa... Attenzione, Dragan, l'imperatore Zaric con donna, apre. Cutoff decide di aprire, vediamo quanto è l'importo della puntata del raise. Raise 2007 per Dragan Zaric, dama. Passa Valletta, piccolo buio. Ale Minasi, grande buio, spilla asso cuori, jack picche. Olimper, il piemontese 19.375, sicuramente coldi da Ganzaric e si va allo showdown. Astro Jack Alessandro Minasi, donna per l'imperatore Dragan Zaric. Dragan Zaric che qui nella poker room del Perla è sicuramente uno dei giocatori 10, più 4, temuti. 2.
10-4-2, due cuori. Ale Minasi ha bisogno di un aiuto. Donna di cuori, si apre donna la di cuori strada che... per il colore per Ale Minasi. Sì, ancora parecchie carte per Ale Minasi per provare a ribaltare le sorti del colpo. Andiamo a vedere il river. Jack di quadri, nulla da fare, quindi niente da fare, player out anche Alessandro Minasi, il giocatore più alto nel ranking italiano di questo tavolo, purtroppo sì. È player out. Altro giro, altra corsa, chip leader Dragan Zaric seguito da Lovin Sorin con 49.000 e 0.25, Caridi 22.3, Maresca 23.75, Valletta con 11 big blind, 14.3 e 75. Sì, 5 giocatori al tavolo, 5 giocatori rimasti. Bui che crescono, 600.002 ante 100. Dragan Zaric, under the gun, 9-9, e decide di aprire 2007. Passa Maresca, cutoff, Aldo Valletta, anche lui fold, bottone. Cucciolo Caridi, corto, decide di pushare, piccolo buio, 22.200 asso jack. Le spinge tutte dentro. Zaric pensa, chiede il count. Deve mettere 19.500 per completare l'all-in di Cucciolo Caridi. Giochicchia con le fish, si sta facendo due conti. E qui. Le mette. Quindi andremo allo showdown, coin flip, classicissimo anche questo, asso jack di Caridi contro 9-9 di Dragan Zaric. Andiamo a vedere il flop. Cinque, tre, quattro, non cambia nulla. Si apre la via anche per il 2 ed una scala per Giuseppe Caridi. Turn. 5 di picche. Quindi asso, jack e eventuale 2 per Caridi per provare... A fare double up. 6 di fiori arriva. E purtroppo e quindi... anche Giuseppe Caridi, player out in questo tavolo combattutissimo. Zaric che vola 80.325, Sorin a 46.000, Maresca 18.175, segue in coda Aldo Valletta 14.975, 12 big blind per lui. Nuova mano, passa Dragan Zaric. Geo Maresca dal bottone, asso 10, giocatore molto aggressivo Geo, che invece purtroppo in questo tavolo non ha avuto la possibilità di far vedere il suo gioco, spesso card dead qui da bottone. Presa 2007. Folda Valletta, Lovin Sorin, asso donna, 1.500 per chiamare. Mi pare di capire... sia una 3-bet questa qui. Adesso vediamo cosa ci dice la grafica. E vanno i resti. Sì, raise di Sorin, instant all-in di Maresca e snap pole di Sorin. Asso donna, asso 10. Andiamo a vedere il flop. Jack 8-6. Rimane... la supremazia di Lovin Sorin. Turn. 5 di fiori. 5 di fiori, quindi... solo un 10 per... solo un 10. Gio Maresca, sì. O perdiamo anche l'avvocato di Bologna. 3 carte. 3 di cuori ed è player out anche Gio Maresca. Ne rimangono 3. Sì, sono Dragan Zaric, Adrian Lovin Sorin e Aldo Valletta da Torino con furore. Eccoli qua, sono rimasti in 3, Aldo Valletta, Dragan Zaric e Lovin Sorin. Zaric 82.525, Lovin Sorin 61.007. Aldo Valletta, 9 big blind, 15.775, lo vediamo inquadrato in questo momento. È lo short del tavolo.
Sì, siamo arrivati in questa fase three-ended di Isopo Stars, seconda edizione. Aldo Valletta da Torino, giocatore più corto tra i masti, buio 800.006. Aldo Valletta ha bisogno assolutamente di trovare il raddoppio. E ci prova in questa mano, da bottone, decide di spingerle tutte nel mezzo. 15.575. Sori in piccolo buio, 5-6 a fiori, suited. Adrian Lovin Sorin guarda un'altra volta le sue carte. 5-6. Tentato, le fa. Le fa vedere, ma alla fine decide di passare. Eccolo qua, l'imperatore Dragan Zaric. Conta le sue chip, ci sta pensando Cosimo. Ci sta pensando e ci ha abituato più volte a call di questo genere. Uno che non è così propenso al fold. È giocatore molto molto aggressivo. Chiama. E fa call 6-7 per l'imperatore Dragan Zaric. Asso 4 per Aldo Valletta da Torino con furore. Sì, un 60-40. Ovviamente Cosimo Barberis tiferà Aldo Valletta perché... Un mio concittadino, sì. Anche se Dragan mi sta molto molto simpatico. 9-7-9 e trova un 7 subito Dragan. Sì, mano ribaltata già al flop. Dragan, giocatore molto forte che poi anche quando è in rush di carte è difficilmente battibile. Vediamo il turn, 2 di picche. 2 di picche. Per un turn un po' ironico e vediamo il river. Ha bisogno di un asso Aldo Valletta o comunque di un board che si pareggia per vincere la mano. E vince la mano l'imperatore Dragan Zaric ed è purtroppo player out l'ultimo degli italiani, l'highlander di questo tavolo, Aldo Valletta da Torino con furore. E zap, ne rimarrà soltanto uno. Dragan Zaric, l'imperatore e Adrian Lovin Sorin sono al tavolo, compagni di squadra già a Las Vegas la scorso luglio con l'Italian Poker, Poker Team e adesso acerrimi nemici per guadagnare il titolo di vincitore ed il trofeo del secondo tavolo Isop All Stars. Sì, vediamo chi sarà il successore di Max Forti, vincitore della prima edizione. Andiamo a vedere il flop. 2, donna 2. E trova subito la donna Zaric, dicevi, quando trova anche la run sulle carte. Zaric, giocatore che personalmente mi piace veramente molto come gioca, poi ogni tanto entra in rush di carte, quindi diventa quasi imbattibile. 6 di fiori al turn, andiamo a vedere il river, 10 di quadri. 10 di quadri, quindi check. Sì, no, c'è option check. Su Zaric che decide di check di Sorin, sicuramente proverà a valibettare Dragan Zaric. Qui non vedo come Sorin possa dargli anche solo una fish. Infatti passa. Folda Adrian Lovin Sorin. Piatto per Zaric se non avesse bisogno. 103.000 per lui, 56.004 per Lovin Sorin. 95.007 per Dragan Zaric e 64.003 per Adrian Lovin Sorin. Altro giro, altra corsa, intanto i blind. Blind aumentati, 1.000-2.000, ricordiamo, in heads up non si gioca con le ante. Zaric, jack quadri, donna cuori, dal bottone, decide di aprire 5.500. Sorin, grande buio, K cuori, 5 quadri, chiama. Ha abbonato la donna jack, mi sembra, sì. Zaric. 7-7-9. Check di Sorin, c-bet per Dragan Zaric. C-bet per Dragan Zaric, 5.500, chiama Sorin, che prende la sua al turn, K di picche. L'imperatore esce. Seconda pallottola per Zaric. Qui Sorin sicuramente 7.000. Gioca. Chiama Sorin. 5 di picche.
5 di pick, vediamo cosa decide di fare Sorin, che decide di fare ancora una volta check. Forse qui avrebbe potuto metterne qualcosina. E invece giusto check, perché Zaric punta ancora in bianco. Sorin chiama, vince il piatto, e attenzione perché qui Sorin potrebbe ribaltare, dovrebbe aver ribaltato gli stack, quindi dovrebbe essere passato in vantaggio in questo testa a sesta finale, dopo che Dragan era partito discretamente in vantaggio all'inizio delle zap. Eccoli qua, testa a testa e zap finale, si studiano i due giocatori, Zaric 80.200, Lovin Sorin 79.800. Sì, è zap tiratissimo, è decisamente interessante, con Zaric che partiva in vantaggio ma Sorin che è riuscito a colmare il gap. Ora gli stack sono praticamente uguali. Vediamo questa nuova mano, bottone, Zaric decide di aprire 5.500 con coppia di 5, giustamente fa 5.500. E fa call, donna e 2, Lovin Sorin, andiamo a vedere il flop, c'è subito un jack, 8 e 7, 2 quadri. Checka Adrian Lovin Sorin, Checka Zaric, Sorin, check. Check dietro di Zaric, 9 di cuori. Check puntatina a prendere qualcosa. L'appoggia lì. Da parte di Zaric che mette 5.000 e chiama. E chiama Zaric Sorin. Setta anche i 5. E Sorin gliele rende tutte rispetto alla mano di bad prima. Bad timing questo di Sorin, che sceglie uno spot un po' particolare per uscire puntando sul river. Qui Zaric a set, anche se in realtà c'è un 6 che potrebbe intimorirlo. Sì, sì, sì. O un eventuale 10, quindi non improbabile. Infatti non chiama così istantaneamente, alla fine però decide di mettere Zaric, che quindi torna in vantaggio, aumenta un po' le distanze e vince la mano Dragan Zaric, l'imperatore. Dragan Zaric 99.700, Adrian Lovin Sorin 60.300. chi vincerà dei due lo scopriremo tra poco. Donna e 9 per Dragan Zaric. Siamo arrivati alle battute forse conclusive di questo zap bui, 1000-2000. Zaric ha ripreso il comando della situazione e anche in questo caso decide di aprire donna fiori, 9 fiori a 5000. Sorin in grande buio, attenzione, se la inventa, 3 bet, 14.000 con 3-5, off-suited, e Zaric chiama. Chiama Zaric. Donna subito per Zaric, 4 e 10, inarrestabile, l'imperatore Zaric. Assolutamente. 6 di cuori. Non sbaglia on board. Bilatera per Adrian Lovin Sorin, che esce subito aggressivo. Qui sicuramente 18.000 Zaric. Call di Dragan Zaric. Zaric qui chiama. Andiamo a vedere il river. È un altro 4. 4 di pick river. Attenzione Sorin, all-in. Andaresti all-in. Adrian Lovin Sorin. Mossa interessante 28.300. Questa di Adrian, perché l'imperatore lo guarda, ci pensa, conta le chip. Sì. Non è così facile quante il call. Quante sono, chiede. Attenzione, guarda le carte. Attenzione, fa i suoi calcoli, anche andare a segno, parla, fa domande a Lovin Sorin, lo studia, sorride, cerca informazioni, un tell che gli dia la via per chiamare. Attenzione, è molto molto ha molto fatto tentato un gesto che eccolo lì e chiama Dragan, l'imperatore. Zaric scopre il suo bluff, 3-5, alza il pugno al cielo, vince Dragan Zaric, stringe subito la mano al suo compagno di squadra di Las Vegas, Adrian Lovin Sorin, vince questa seconda edizione di ISO Pool Stars. Dragan Zaric succede quindi a Max Forti in questa seconda edizione.
Ringraziamo tutti gli amici che ci hanno seguito da casa e tutto lo staff delle ISOP Italian Series of Poker per aver supportato nella produzione di questa seconda puntata, e l'appuntamento è alla prossima edizione di ISOP All Stars. Ciao! Ciao! Ed eccoci giunti all'epilogo di questo secondo ISOP All Star con il vincitore Dragan Zaric. Innanzitutto complimenti Dragan. Grazie. Volevamo fare una domanda o due a Dragan. Quando lui in fase di presentazione aveva detto di essere un giocatore molto aggressivo, di aver studiato aggressività, e l'ha dimostrato durante questo sit. Sam pokazao, ja sam se zaprkavao sa neku prodom, taj to digrao, sam igrao agresivno, tu malo sreće je bilo i to je to. Allora, è un po' scherzato prima, poi è detto che gioca un po' tight, però poi era un po' di fortuna e un po' di aggressività e è riuscito a cosa ha fatto e vinto il torneo. Effettivamente si è reso protagonista di un bellissimo heads up con Adrian Lovinsorin, a cui dobbiamo dare il merito di aver giocato anche lui un bellissimo sit, ma tutto il sit è stato giocato veramente bene, con una qualità di gioco veramente alta. Soprattutto con i flip sono sdraggiati. Ja, sve pravim, tko je, tko koliko reče, im pravim, tu coin flipi su izdržali, karta je izdržala i to je to. Heads up je pa čist neki druzi, pa li... Allora, Dragan dice che tutto quello che hai detto tu, che è verità, tanti coin flip che hanno tenuti bene, la fortuna e tutto, e poi è successo quello che è successo, ha vinto quel sit. No? Quindi adesso ci aspettiamo di vederlo al tavolo per il main event, e gli facciamo in bocca al lupo e gli rinnoviamo i nostri complimenti. Ricordiamo Dragan Zaric, campione della seconda edizione ISOP All Star, lo aspettiamo per l'edizione dei campioni dei campioni. Grazie. Se vedmo c'è una crescita finale. Ci vediamo al prossimo tavolo finale. Benissimo, che con questo è tutto, appuntamento alla terza edizione di ISOP All Star.